Vediamo insieme come configurare un Memo Wi-Fi utilizzando un telefono Android. Per poter controllare il proprio Memo Wi-Fi da remoto, è necessario scaricare dallo store l'applicazione dedicata Memo Wi-Fi ed effettuare la registrazione del proprio account. Avviare l'app Memo Wi-Fi. Eseguire il login inserendo le credenziali utilizzate durante la registrazione. Nel caso non si sia in possesso delle credenziali di accesso, seguire la procedura guidata di registrazione. Alla prima accensione del Memo Wi-Fi, o dopo il ripristino delle impostazioni di rete ai valori di fabbrica, verificare che i due LED verde e giallo lampeggino brevemente insieme. Premere a lungo il tasto Set fino a che il LED giallo inizia a lampeggiare velocemente. Attendere ora che il lampeggio diventi lento prima di procedere. Sull'applicazione premere il tasto Più, presente in alto a destra della pagina Home. Seguire le indicazioni riportate nella procedura guidata della app e premere Avanti. Premere ora il tasto Ricerca reti per accedere alle impostazioni di rete del telefono. Cercare e selezionare la rete MV per collegarsi al Memo Wi-Fi. Il LED giallo diventerà acceso fisso ad indicare l'avvenuta connessione tra app e dispositivo. Una volta collegati, ritornare nella schermata dell'applicazione. Dopodiché premere il tasto Continua. Inserire ora il nome completo della rete Wi-Fi alla quale collegare il dispositivo e la relativa password, facendo attenzione nel digitare fedelmente tutti i caratteri che le compongono. Verificare che il LED giallo sia sempre acceso fisso e confermare premendo Continua. Il LED verde del Memo Wi-Fi inizierà a lampeggiare e poco dopo diventerà acceso fisso ad indicare il corretto collegamento con la rete Wi-Fi. Verificare ora che il telefono si sia ricollegato alla rete Wi-Fi domestica. Confermare sull'applicazione premendo il tasto Connetti. Possiamo ora inserire un nome che aiuti ad identificare il Memo Wi-Fi e confermiamo premendo il tasto Salva. Sull'applicazione comparirà l'icona del Memo Wi-Fi appena configurato nell'elenco dei dispositivi. Ora è possibile controllare da remoto il Memo Wi-Fi con l'applicazione.